Uno dei motivi per cui continuo a parlare dell'attività di ascolto nella classe di lingua risiede nel fatto che sento sempre più insegnanti accontentarsi di proporre la propria voce come unico input nelle loro lezioni. Ma ci sono già io che parlo italiano in classe tutto il tempo e inoltre un parlato controllato, un parlato che sicuramente non crea frustrazione. Poi ogni tanto racconto delle storie, ci costruisco delle attività, insomma di input ne hanno abbastanza. Guarda che funziona così. Funziona, sì, sono tesi che sembrano piuttosto convincenti, non metto in dubbio nemmeno che funzioni e non dico assolutamente che sia tutto sbagliato, anzi con il parlato dell'insegnante si possono fare tante cose molto belle. Ma il dubbio che mi sorge è che per l'insegnante convincersi che questa sia la strada maestra, la via migliore, sia qualcosa di comodo. Comodo sì, perché così si evita un aspetto molto complicato dal punto di vista didattico, cioè quello di far confrontare studenti e studentesse con una lingua di cui io, insegnante, non ho il controllo, cioè la lingua del mondo reale, la lingua degli altri, la lingua in cui ognuno sceglie le forme che preferisce in base a quello che vuole dire, al significato da esprimere, quella lingua che passa e se ne va e se non ho capito niente, ormai è andata e c'è un altro concetto su cui concentrarsi. È difficile, sì, è difficile, concordo su questo. Ciononostante, sicuramente non è evitando il problema che il problema si risolve, anzi. Noi lo affronteremo invece di petto questo problema e vedremo alcune modalità didattiche per proporre in classe un input ricco e differenziato fin dall'inizio del percorso di apprendimento. Si tratterà di attività pratiche che potrete sperimentare fin da subito nei vostri corsi di italiano. Questo in sintesi il nostro programma. Se vi interessa, vi aspetto martedì 19 settembre alle ore 13 per un webinar organizzato da Alma Edizioni.